意大利和中国之间的合作越来越紧密的这样一个前由这样一个基础上进展的。A dicembre si è fatto il bilancio, vorrei ricordare che qua nel mese di febbraio è venuto il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e questo è uno dei punti più alti dei rapporti bilaterali degli ultimi tempi. 今年2月份的时候呢，我们也在中国接待了意大利共和国总统马塔雷拉先生，这也是近几年来规格最高的一次国事，意大利和中国之间的一次国事访问。Questo miglioramento visibile dei rapporti, sono molto felice che anche il cinema e la luce rientrino nel quadro, perché quando si parla d'Italia, per noi questo è molto importante, il cinema italiano è parte della nostra identità culturale. 所以说呢，在这样一个非常好的一个正这样一个中意良好和友好的这样一个情况下，我非常高兴能够看到电影也能够进入到中国，进入到中国大众的这样一个世界。因为意大利的电影对于他们来说是我们的身份象征中的非常重要的一个元素。Vorrei ricordare che qua tra noi abbiamo appunto il magnifico rettore dell'Università di Napoli l'Orientale, che è la prima scuola di lingua cinese in Occidente. 今天呢，我们也非常荣幸的有请到了那不勒斯东方大学的校长。那不勒斯东方大学呢，它是欧洲第一所开设中文的大学。302 anni fa, quindi un'altra prova di quanto sono profondi i rapporti tra Italia e Cina.可以追溯到302年之前，这也可以看到意大利和中国的这样一个历史是多么的悠远悠长。最后呢，就想评价一下，我是力这部电影是 Andrea Segre 这个导演的，我是力。Credo che nel 2010, se non sbaglio, è un film che ha vinto il premio Lux.Che è il premio del Parlamento Europeo per i film che più trattano dell'integrazione tra le culture. 这部电影呢，如果没记错的话，应该在2010年获得了 Lux， 就是欧洲议会的一个电影奖。这部电影是因为它的这样一个讲述了文化之间的一个交融而获得的这样一个大奖。È un film sui cinesi che vivono a Chioggia, in Chioggia.这部电影呢，讲述的是一个中国人来到了威尼斯附近的一个城市。可以说这个电影的话呢，是一个很好看的电影，也欢迎大家去收看之后会来这边看这个电影。然后这个电影的它的整个摄影呢也非常的精彩，里面有很多威尼斯的这样一些风光，然后可能说是也贡献了这个电影能够获奖的一个原因。谢谢你们，感谢大家。Ringraziamo il console per le parole e ora diamo la parola al signor Wu Onwei, sindaco del distretto di Changning. 感谢总理是现在我们掌声有请长宁区人民政府区长顾鸿辉先生上台发言。很高兴啊，在这个冬天里，这个非常明媚的这个冬日，我们到这里来参加一场这个视觉的盛宴。Sono molto onorato di unire tutti qui questa giornata invernale soleggiata a partecipare a questo evento. 大家都知道，意大利是全球一个非常著名的艺术国度。Sappiamo che l'Italia è un paese d'arte molto noto in tutto il mondo. 我想在座的可能有很多人跟我一样，都喜欢读古希腊或者古罗马的书。E credo che tanti presenti oggi amano leggere libri sulla storia greca, sulla storia romana. 那些地方都是我们人生必须要去的地方。Posti che devono essere visitati nella nostra vita. 今天我们在这里欣赏一场电影，我想也是一个很好的一个机会。Oggi abbiamo questa grande occasione di godere questo film bellissimo. 我知道导演是意大利非常有代表性的一个导演。Sappiamo il direttore di questo film è un direttore molto rappresentativo dell'Italia. 他对于电影的这个激情会深深的感染我们。E la sua passione quindi ci
很高兴这样的电影在我们长兴举行，我们希望有更多这样的活动在我们这边举行。 Quindi sono molto contento di vedere che questa rassegna possa avere luogo nel nostro distretto e speriamo che in futuro ci saranno più occasioni, più scambi culturali tra l'Italia e Cina. 再次祝贺活动成功，祝贺我们大家有一个非常愉快的项目。 Ancora un buon successo a questo evento e una buona sera, buona un pomeriggio a tutti. 그래서 di nuovo per quanto è stato detto. E adesso introduciamo brevemente Luca Bigazzi che in un libro che è uscito qualche anno fa, quindi abbastanza recente, La luce necessaria, conversazione con Luca Bigazzi, si definisce prima operatore alla macchina, poi direttore della fotografia. È una personalità autorevole nell'ambito del cinema nazionale e internazionale. 首先呢，我们对毕格兹先生做一个简单的介绍。正如他在《不可或缺的光对话毕格兹》一书中所说的，他是一位摄影长机，也是一位摄影导演。他可以说是意大利和世界影坛的这样一个非常具有代表性的人物。 Luca Bigazzi ha ottenuto molti e significativi premi, come potete leggere. Schermo. E c'è anche un'altra pagina, credo, perché i premi sono moltissimi. E il cinema italiano in questo periodo torna a godere di una fama internazionale, anche il cinema italiano, infatti Luca Bigazzi lo mette spesso in evidenza nel libro che ho citato prima. 可以说，意大利的电影呢，也是在近期又重现了它的辉煌，然后又重新回到了国际影坛上一个非常重要的位置。正如毕格兹先生在书中也经常提到这一点。Ma non voglio sottrarre del tempo prezioso e diamo la parola al nostro ospite Luca Bigazzi. 那我们不多阐述，现在我们掌声有请毕格兹先生为我们上台分享。 tanti premi perché ho fatto tanti film solo per quello ho fatto tanti film e ho cominciato in una maniera molto strana in realtà perché io non volevo fare cinema, ero un appassionato di fotografia ma non ho lavorato come assistente operatore o come operatore di macchina per arte e non ho neanche fatto scuola di cinema. 他的这个电影道路是非常不寻常的，因为他只是喜欢这个摄影嘛，但是他没有过一个这个，他也没有上过电影学院，他也没有经过正规的这种电影的这种科班的，就是电影摄影的这种科班的教学的这种出身。Era molto appassionato del cinema negli anni 70, il cinema tedesco, nel dopo negli anni 80 il cinema cinese era una cosa che mi entusiasmava, poi facevo anche molte fotografie per conto mio, però lavoravo nella pubblicità a Milano. 他说他很喜欢那个德国的那个新德国电影，他也很喜欢那个八九十年代的这个中国电影。当然他自己肯定是就是平常的有很多自己的私人的一些摄影的这些经验，然后他也之前是在一些广告片的这种领域工作。 Ma io in realtà odiavo la pubblicità perché non mi sembrava rappresentare la realtà. Io cercavo di fare un cinema che assomigliasse e raccontasse la realtà anche in termini politici e dopo un po' di anni è tornato in Italia da New York un mio compagno di liceo, eravamo nel banco insieme, che era Silvio Soldini. Lui 高中的一个同学是他的一个同桌从纽约回来，这个人就是后来跟他合作的这个索尔蒂尼导演。E lui aveva fatto una vera scuola di cinema, lui era diplomato in regia a New York, io niente. E lui mi ha detto, vabbè, facciamo un film insieme, lo produciamo noi e tu fai il direttore della fotografia. Mi ha detto, ma come, io il direttore della fotografia non ho mai fatto niente, non posso fare.
那个索尔蒂尼导演呢是从那个纽约大学的那个电影的专业的毕业的，他说那我们就一起做一个电影吧。那毕克斯先生他说我从来就没有拍过那个，我作为摄影指导啊，他说我没有这个经验，但是呢这个就是索尔蒂尼导演呢就是非常坚持，然后他们就一起合作了，拍了这个第一部电影。Quindi abbiamo fatto la nostra piccola società di produzione e ci abbiamo messo 6 mesi, un piccolo budget, abbiamo fatto un film che è venuto bene, era in bianco e nero, è andato al Festival di Locarno e qualcuno ha pensato che io sapessi fare l'operatore e il direttore della fotografia e così ho cominciato. Questo film è stato creato da un'azienda di produzione, 然后呢他就说啊，那是不是就可以尝试在这个方向继续发展当一个摄影指导。Poi io avevo perso i capelli molto presto, quindi sembravo esperto e più vecchio. Allora credevano che ero un esperto operatore, in realtà non sapevo fare niente. 他非常开玩笑，他说他掉头发掉得很早，所以说呢他就显得非常有经验啊，这样。La recensione dell'esperto operatore Luca Bigazzi, avevamo la stessa età, avevamo 23 anni e abbiamo fatto un film.他其实就当时他二十三岁吧，我觉得他特别的专业了。E così poi è cominciato, dopo ne ho fatti altri e ho avuto veramente molta fortuna, diciamo. 他自己非常谦虚的说，他就是他非常幸运的，之后呢就开始了他的这个电影摄影指导的这样的一个职业生涯。Ma anche perché ho cominciato in un momento in cui la tecnologia iniziava a essere un po' più favorevole.Si potevano mettere meno luci, le pellicole erano più sensibili, le macchine erano più leggere, i film si potevano fare anche con pochi soldi e così è andato. 就是他其实他也深造了一个电影的这个整个技术呢在演变的一个这样的一个过程中，因为电影的技术都变得越来越容易了，从80年代这个电影的胶片的感光度呢会提高，然后它的那个就是整个的机器呢又会更轻便一些，所以说呢它在就是在Ve lo dico perché è un messaggio di speranza per i giovani, nel senso che adesso la tecnologia è ancora migliorata, ancora di più. La tecnologia digitale permette di fare delle immagini molto realistiche, molto belle, con meno luce. Io non ho nessun rimpianto per la pellicola, adesso è più semplice per chi vuole fare il mio lavoro e non sa niente, come non sapevo niente io.那个他说现在的就是说这个科技的就更加的那种进步了，其实呢现在他也希望现在的年轻人去运用这些科技，因为现在的科技他说因为现在科技如此之好，可以去产生非常好的真实的美丽的影像，但是就不用太多的那些非常冗重的那些灯光的设备啊，其实是更利于了电影的这个发展，他对那种胶片的那种消失没有任何的就是遗憾。Vabbè, e così abbiamo fatto poi altri film, Pane e Tulipani, che è un film molto amato, che è questo qui, credo, sì, Pane e Tulipani, che vedrete, credo, domani, forse, domani. Questo film è un film molto amato, Oggi vedrete invece Il Divo, che è un film che amo moltissimo, forse è il film che amo di più tra tutti quelli che ho fatto. Forse è un film difficile da capire per pubblico cinese perché parla della realtà politica dell'Italia che era una realtà in quegli anni molto complessa, negli anni di Andreotti che è il nostro protagonista, che è l'uomo politico più famoso d'Italia a quel tempo e che era coinvolto in molte cose misteriose. È un giallo in realtà, è un film politico ispirato alla realtà ma in realtà è un giallo. 这个电影呢其实对中国观众来说其实有一点难理解，因为他们就是触及了一些意大利的政治上的一些非常的特殊的一些情况，特别是讲到了这个安德烈沃提的这个总理，他是这个意大利的最是在上个世纪也是算最重要的一个政客之一，也是长期在这个意大利的这个政坛上的最有趣的也是最神秘的这样的一个人。然后呢，这个
这个电影呢，其实不是关于政治的，它也是一个有点类似于一个类型片的一个那种悬疑片的这样的形式。Un film dove si spara molto, dove c'è la mafia, dove insomma è uno strano film, ma sono tutte cose tragicamente reali nell'Italia di quegli anni. 意大利的有些关于黑手党的一些历史啊，也片中也有很多枪战的那些场景，就不太像一个政治电影，而是像一个这种类型的一个悬疑片的这种动作片的这种。È un film molto povero perché nessuno voleva produrre quel film perché né la televisione di Stato né la televisione privata volevano rischiare di essere denunciati da Andreotti che era un uomo ancora molto potente, quindi è stato fatto veramente con pochi soldi. 这个片子的拍摄经费其实挺精致的，但是它的那个拍摄经费是挺少的，因为没有人愿意出品这个电影，因为它会牵扯到一些特别复杂的一些政治关系啊。当时的那个安德烈沃提总理还是特别重要的一个政治人物，所以说这个电影其实是用一个非常少的一个经费拍摄的。Il povero, ma io sono molto felice perché la povertà produttiva non si vede, lì sono film bellissimi, questo è veramente il più bello che abbiamo fatto. 他说这个电影，他们意大利叫做贫穷电影，但是这种贫穷电影呢，一点都不显得不贫穷，他们显得是一个非常丰富的，这样的一个非常丰富的一个，他自己是到目前为止，他都是觉得是最好的电影，他拍摄过的。Io sarei felice, anzi sarò felice di sentire le vostre domande alla fine se volete fare, se qualcosa non è chiaro, io aspetto la fine perché mi fa piacere rispondere ai vostri dubbi. 然后呢，他非常欢迎大家。如果大家有什么看完这个片子，有什么不太明白的，我们之后呢会做一个小小的这个 Q&A 的这个环节啊，希望大家能够踊跃的提问和把自己的这个对片子。当然，这个我自己补充一点啊，就是这个片子其实它有很多那种意大利政治背景的内容，但是它其实呢是描绘的呢是一个这个。 安德烈沃提总统的这个总理的这样的一个非常的一个个人化的一个描写啊，大家可以把那些关于政治的那些特别的那些细节东西就可以忽略掉，然后就是观察这个毕格兹的摄影的怎么处理这样的一个人物，是都是很特别的一些处理方式。 Più o meno è tutto, io non mi voglio annoiare, poi ho fatto altri film con Paolo Sorrentino, perché poi i registi con cui lavoro lavorano sempre con me a lungo, non so perché, perché si sbagliano. Che ho fatto altri film con Paolo. Poi io ho fatto altri film con Paolo. Con un grandissimo attore che è Tony Servillo, che sia nel vivo che nel ricostruimento dell'amore è il protagonista, è un attore secondo me tra i più bravi che abbiamo in Italia. Questo attore è Tony Servillo, è il più bravo attore italiano. E poi, vabbè, poi c'è stato la Maschero Stami, insomma, dopo poi. Io vi ringrazio, non vi voglio annoiare perché voi dovete vedere i film e non stare a sentire le stupidaggini che dico io. Diciamo che vi dico una cosa molto interessante e molto divertente dell'incontro con Abbas Kiarostami, che è stato veramente meraviglioso. Lui è venuto a girare un film in Italia, in Toscana, in un paese bellissimo. Abbas Kiarostami, che è stato veramente meraviglioso. Io amavo moltissimo i film di Kiarostami, ero un appassionato dei suoi film, mi sembravano meravigliosi, ma i primi giorni non ci capivamo proprio, cioè parlavamo inglese, ma non capivamo uno l'altro. Io non capivo lui e lui non capiva me. Allora,
当然是非常喜欢阿巴斯这个导演，但是他们的这个最初的交流的时候，他们虽然都会说英语，但是他们两个都不能互相沟通。 E dopo due o tre giorni Abbas è venuto da me e ha detto ho capito perché non ci capiamo, perché tu scrivi da sinistra a destra e io da destra a sinistra. Che è un problema reale, perché poi il cinema è fatto di non tanto di parole, ma di intuito, di istinto, di sensazioni che non vengono trasmesse dalle parole, che sono fisiche quasi. 这种不能沟通呢，是非常真实，因为电影的很多都不是通过语言上的一个沟通，而是通过甚至是一种本能上的一种，或者一种，可能是一种生理上的一种沟通，就是那种特别的精神上的或者本能的反应，大家怎么沟通都行。 Ma la comunicazione non verbale, che è proprio l'essenza stessa del fare il cinema, è la stessa comunicazione non verbale che voi avete in questa sala col vostro vicino di sedia. 这种非语言的交通呢，这种非语言的一种交流，它是一种，也是电影的一种魅力所在吧。 可能这样说吧，就是跟你的这种，所有的坐在你旁边的人，你都是通过电影，都可以跟你的身边的人进行一种交流。 Vedere l'opera cinematografica da soli in casa davanti al computer in televisione è la negazione stessa del farsi e dell'essenza dell'opera cinematografica. Il cinema ha bisogno del pubblico, ha bisogno della sala, ha bisogno del teatro. 自己在家里，在电脑面前看电影，不是对电影这边的艺术的一个否定，因为电影的核心就是观众和这种在一个公共的场所里面观看的一个体验。所以说，他们非常感谢大家能够今天能够在百忙之中能够来到这里，然后在大荧幕上看这个电影，谢谢。 这是跟那个索伦蒂诺合作的一个最近合作的一个电视剧，也是非常辛苦的。反正谢谢大家，然后祝大家观影愉快。大家有什么问题之后，我们会有一个小的 Q&A 环节。谢谢大家，谢谢。 Ringraziamo il nostro ospite per queste interessanti osservazioni e adesso vedremo il film Il Divo. E poi il signor Bigazzi ci ha detto che potremo fare delle domande, quindi riserviamo dopo l'occasione della discussione. E qui potete vedere una serie di premi che ha vinto questo film. Ricordiamo soltanto Paolo Sorrentino si è aggiudicato il premio della giuria. 其中在2008年戛纳电影节，这部电影的导演索伦蒂诺也凭借这部电影获得了评委会大奖。Luca Bigazzi, il premio Vulcan. 而我们的毕格兹先生呢，也是获得了五大坎大奖。E Tony Servillo, il premio European Film Awards. 这部电影的男主角 Tony Servillo 先生呢，也是凭借这部电影获得了2008年欧洲电影奖最佳男主角。Grazie per l'attenzione e adesso il film. 感谢大家，祝大家观影愉快。